Ben ritrovati a tutti quanti. Oggi sono qui a presentarvi uno strumento molto utile per le merlettaie, il fascicolo speciale dedicato alle reti e ai punti di fondo. Speciale perché ha un formato particolare, non è il solito formato del fascicolo M&F, ma è un formato più grande in A4. Questa è praticamente una raccolta di punti di fondo, 11 punti di fondo brevemente spiegate nella prima pagina, ma poi all'interno disegnati in modo esatto e preciso. Sono leggermente più piccoli di quello che può essere il normale punto di fondo, ma questo è voluto perché da un formato A4 se ne possa in realtà ricavare anche un formato leggermente più grande, quindi per coprire una superficie importante di un vostro manufatto. Uno strumento molto importante e molto utile per tutte quelle persone che vogliono personalizzare i loro manufatti. Vi faccio un esempio. Questo piccolo centrino che io pongo sul nero così lo vedete meglio, che io ho realizzato con una rete quadrata con pippiolino, un'amica lo ha realizzato per esempio con un punto alla Vergine all'interno. Tutti quei manufatti che all'interno possono avere del tessuto, ma che a una merlettaia particolarmente laboriosa piace riempire totalmente a merletto, possono essere coperti con un punto di fondo che troverete qua dentro. Nel fascicolo tutto stampato in bianco e nero, potete fare la copia della rete che più vi piace, posizionarla sul disegno e personalizzare così il vostro disegno. Chi lo farà a rete esagonale piuttosto che a punto gelosia. Le reti che troverete all'interno del fascicolo sono la rete quadrata a 45 gradi, la rete quadrata con pippiolino, quella che avete visto nel mio manufatto, la rete a rombi, la rete esagonale e i ragnetti. Troverete poi il punto gelosia semplice, il punto gelosia doppio, il punto Astrid, il punto alpino e il punto alla Vergine. La coperta di volta in volta può cambiare perché questo è uno strumento molto richiesto dai nostri clienti, quindi è in continua ristampa. Non vi focalizzate su questa coperta perché può anche cambiare, ma il contenuto non cambia, è sempre quello. Un contenuto che, ripeto, ritengo sia molto molto utile per tutti voi. Con questo vi auguro buon merletto a tutti quanti e vi saluto. Thank you.